Eventi sportivi, concerti, palestre e musei che riaprono. Non è solo una speranza, in Israele tutto questo sta già succedendo e il merito è soprattutto dei vaccini. In questo paese il V-Day è stato il 20 dicembre 2020 e da allora non si sono più fermati. Oggi il 51% della popolazione ha già ricevuto almeno una dose di vaccino e 3 milioni e mezzo risultano completamente immunizzati. Il risultato? Mentre in Italia siamo alle prese con la terza ondata, in Israele si contano solo 717 casi di Covid. Il ritorno alla normalità e la fine della pandemia in questo paese non sembrano poi miraggi così lontani. Ci sono alcuni ma da prendere in considerazione. In alcuni locali si entra solo presentando un certificato di avvenuta vaccinazione. Israele sappiamo che ha pagato di più per ottenere tutte le dosi di cui aveva bisogno e in generale la popolazione è di soli 9 milioni di abitanti. Ma il messaggio che ci arriva è chiaro. I vaccini funzionano e sono la nostra principale arma per uscire da questa situazione. Un'altra prova? Spostiamoci nel Regno Unito, dove un terzo della popolazione ha già ricevuto almeno una dose di Pfizer, Moderna o AstraZeneca. Nella fascia over 80 i ricoveri sono calati dell'80%. E qualche piccolo esempio potremmo averlo a breve anche in Italia. Nel comune di Mede, in provincia di Pavia, si sta procedendo alla vaccinazione di tutti gli over 50. A Viggiù, nel Varesotto, si punta invece alla vaccinazione di massa. Entrambi i comuni sono in zona rossa a causa dell'aumento di contagi dovuto anche alla circolazione di varianti. Si cerca quindi di ottenere un'immunità di gregge in modo da impedire alle mutazioni più contagiose del virus di uscire da questi territori. Nelle prossime settimane potremmo toccare con mano i primi risultati. A noi intanto non resta che sperare che questi vaccini arrivino in fretta. L'importante è riceverlo tutti il prima possibile.